Una raffica di grafiche, perché poi così si riesce a passare a quegli altri aspetti, a cosa fare per cambiare le carceri in meglio. Dunque, vediamo se mi aiutate con le carceri sovraffollate. I posti disponibili nelle carceri italiane sono 44.608, questi sono dati abbastanza conosciuti, credo, però li ripetiamo. I detenuti presenti sono invece 69.313, uno sull'altro, insomma. Poi andiamo alle altre cifre. Il 44% in attesa di giudizio definitivo, dunque innocenti secondo la Costituzione italiana, lo ripeto perché è un dato determinante e di cui forse non si prende abbastanza coscienza. Caschetti, prendete coscienza, non voglio stavolta né rosso né blu, fate sì con la testa, ne prendete coscienza. E il 50% saranno riconosciuti innocenti. Abbiamo questa statistica. Certo, me la confermo. Allora, poi dunque 37% stranieri, 30% tossicomani, 52 bambini dagli 0 ai 3 anni, sono 52 bambini sparsi per il numero di carceri, quanti sono? 206, ma questi sono in strutture un po' particolari. Particolari, ma l'immagine, insomma, voglio pensare almeno quello, guardi, su quello. L'ultima grafica, che è la più tremenda e la più definitiva, riguarda naturalmente i suicidi. Dal 1 gennaio 2010 a quattro giorni fa, 68, nel 2009 58, 46, 45, 50, 57, la fonte sono il vostro dipartimento, sono allarmanti e io approfitto per dire che è allarmante anche in una sorta di sindrome non di Stoccolma ma di Alghero, per chiamarla con il carcere, il disagio che porta al suicidio anche le guardie carcerarie, perché insomma ci si dimentica che dentro il carcere ci sono tutte e due, le guardie fanno un lavoro, non hanno fatto niente per finire in carcere se non il fatto che hanno bisogno di lavorare, ecco, a meno che uno non abbia proprio la vocazione missionaria a fare la guardia carceraria, cosa che può essere, però insomma voglio dire, quelli colpe non ne hanno, gli altri hanno delle colpe però che non devono essere pagate così. Questo è il punto di fondo. Allora adesso per parlare poi del piano sulle carceri Alfano, io ho bisogno di respirare. Per respirare andiamo a Bollate, a vedere un altro carcere che funziona dopo quello di Laureano e Borello, quindi dalla Calabria alla Lombardia. Prego, Roberta Piccardi. Ad una prima occhiata sembra proprio di trovarsi in un maneggio qualsiasi, ma basta allargare l'inquadratura per scoprire che siamo in tutt'altro luogo. È molto che sta qui a Bollate, è tanti anni che sta qui? No, sì, sono d'agosto. Prima stava in un altro carcere? Sì, il carcere Piacenza. Il carcere Piacenza è un carcere punitivo. Cioè proprio con aria, cella, aria, non hai altro. Questo è un carcere molto, molto, molto aperto. Hai possibilità di relazionarti con gli operatori, con gli assistenti, in un approccio diverso. Come si arriva a Bollate? La premessa è che il detenuto scelga di scontare la pena in questo istituto. Poi devono avere una condotta penitenziaria abbastanza buona e devono non essere collegati con la criminalità organizzata. E quindi non essere nei circuiti dell'alta sicurezza, dell'elevato indice di vigilanza, del 41 bis, abbiamo tutti i detenuti comuni. Quindi dobbiamo parlare di case di reclusione e io credo che l'amministrazione stia puntando molto verso questo modello di sicurezza dinamica. I detenuti qui nel carcere si muovono liberamente, sì. No? Hanno un tesserino, è un tesserino di riconoscimento. Sì, è un tesserino di riconoscimento che viene fatto proprio dal nostro ufficio, dall'area trattamentale, che possono muoversi liberamente se vanno al lavoro, se fanno attività scolastica. Pensa che sarà una persona diversa uscendo da qua? Beh, già il fatto che uno, per esempio io, esco con un diploma è già qualcosa. Comunque è il modo anche di tentare nuove esperienze lavorative, per dire. E poi comunque qua non c'è solo la scuola, sono tantissime opportunità. Abbiamo per esempio 4 cooperative sociali che sono delle operazioni che noi facciamo a cavallo del muro di cinta, cioè presidenti liberi, soci liberi e detenuti, sede legale all'interno, lavoro parte all'interno, parte all'esterno. Ecco, noi cuciniamo tutti i giorni colazione, pranzo e cena per 350 detenuti e prendiamo le commesse di catering come qualsiasi altra azienda di catering. Cascina Bollate, ABC La Sapienza in Tavola, tutte queste realtà sono proprio realtà che stanno a mezzo tra il dentro e il fuori. Lei dovrà stare ancora per lungo tempo qui? Spero di no, però qualcosa dobbiamo fare ancora, un periodo bisogna passarlo, per cui meglio passarlo nel modo
più bene possibile per quanto riguarda noi e per quanto riguarda anche comunque la famiglia, per cercare di aiutarli in qualcosa, perché comunque i soldi da qua li mandiamo fuori con lo stipendio che ci guadagniamo. Si è sbagliati, si paga e insomma si va avanti. Qui a Bollate qual è la recidiva? Noi abbiamo fatto uno studio su 100 casi nei primi 8 anni di vita di questo istituto, la recidiva scende al 12% di quelli, tra quelli che sono stati ammessi piano piano al lavoro all'esterno. Il lavoro all'esterno è una misura in cui noi crediamo molto. Abbiamo 100 detenuti che la mattina escono e tornano la sera, vanno a lavorare e tornano la sera. Sono poi esperimenti che si concludono molto spesso con successo, cioè si abbatte il tasso di recidiva, questo significa che si lavora per la sicurezza sociale. Allora, avete sentito più volte da Bollate ripetere la parola recidiva, vedete anche il secondo indizio, io avrei già indovinato, però devo dire la verità, se non hanno indovinato, forse perché sono lenti a casa, tremendamente lenti, questa è una pecora nera, insomma, voglio dire, ci stiamo avvicinando parecchio. Dunque, la parola recidiva, il 68% per i detenuti che scontano la detenzione è la recidiva e il 27% per chi beneficia di pene alternative, quindi capite che non c'è partita da questo punto di vista, e avete sentito lì da Bollate il 12% se non ho ascoltato male. Quindi, insomma, vogliamo entrare in questo merito, prima di entrare nel merito invece dei soldi, perché poi alla fine c'è un problema di fondi, dove quante ce ne sono e dove vanno a finire. Facciamo un rapido giro, la recidiva, il fatto che uno non ci ricaschi è decisivo da tutti i punti di vista, dal punto di vista del singolo e della collettività, mi pare, no? Yont. Ma indubbiamente quando, come dicevo, si creano occasioni di miglioramento della cultura, della professione, del lavoro e le persone all'esito del percorso penitenziario sono inserite in un circuito lavorativo, sicuramente si abbatte la recidiva. Ho avuto modo di dire tante volte che un carcere più aperto è un carcere più sicuro. Ci sono esperienze sicuramente positive in cui la gran parte dei detenuti lavorano e queste persone sicuramente non commettono né reati all'interno né fanno evasioni o cose clamorose. Ci sono naturalmente una serie di persone che invece non riescono a trovare occasioni lavorative, questo sia per i tagli finanziari, ma anche perché ci mancano nel territorio delle occasioni da poter sfruttare. Cosa facciamo per fare in modo che questo sistema migliori? Sicuramente Cassa Ammende, che è una struttura. Aspetti, che di Cassa Ammende, sì. Allora, già che parliamo della Cassa Ammende, finiamo il giro, sì, e poi sì. Dopo leggo io qualche numeretto sulle Cassa Ammende e poi lei ovviamente me le commenta. Bernardino. Allora, perché manca il lavoro? Perché il dottor Yonta sa che se facciamo la somma di tutte le carceri italiane lavorano non più del 15% dei detenuti, quindi vuol dire che l'85% non fa alcunché e sta chiuso in cella. Allora, perché manca il lavoro? Manca per una serie di ragioni, perché intanto non vengono applicate le leggi che già ci sono, tipo la legge Smuraglia, cioè non vengono attivate, sì, che consentirebbe degli sgravi fiscali, perché c'è poco personale. Cioè, il fatto che manchino 5.000 agenti di polizia penitenziaria, che cosa determina? Che non si possono fare le attività trattamentali, li chiudono in cella e così stiamo tutti tranquilli. Sì. Quindi il taglio dei fondi, il taglio delle mercedi, cioè, non si possono fare più nemmeno. Le assicuro che abbiamo un po' di tabelle, poi ci giostriamo anche. Ma bisogna trovarli però, perché lì c'è la disperazione. Lo so, ma trovarli significa la volontà politica di trovarli. Torniamo, certo, a una volontà politica, certo, governativa o del Parlamento nel suo complesso che spinga, certo, in questa direzione. Perché nonostante tutto, certo, l'ideologia alle spalle può essere di destra o di sinistra, ma la condizione è di destra o di sinistra. Perché è chiaro che quando escono. Escono disperati. Lei? Ma guardi, noi abbiamo un'esperienza, per esempio, la recidiva è anche un problema culturale del dare lavoro, di sindaci di piccoli paesi, sì, di c'è tutti ancora gli molta schieramenti, resistenza, no? No, di tutti gli schieramenti politici che danno lavoro magari a un detenuto, a due detenuti, ecco, per esempio, che sono venuti in carcere, hanno capito il senso di questa cosa, di che dà sicurezza sul territorio, che queste persone escano in condizioni migliori di quando sono entrate. Ci vuole un lavoro grande sulla cultura fuori su questo. Allora, lo sa che vi dico una cosa in 30 secondi, noi facciamo oggi una trasmissione sulle carceri, che ne so, sabato scorso ci siamo occupati d'altro, lunedì scorso ci siamo occupati d'altro, lunedì prossimo
ci occuperemo d'altro ancora, ma se la RAI come servizio pubblico avesse uno spazio anche ad ore, diciamo così, non straordinariamente presenti sulla questione delle carceri, forse potrebbe sensibilizzare l'opinione pubblica diversamente. Perché non si fa? Perché non lo chiedete? Se lo chiedo io mi rendono in faccia, mi rendono in faccia. Lo chiedete? Forse va bene. Come radicali abbiamo avuto qualche problema. Vabbè, non parlerei di corde in casa dell'impiccato per i problemi. Dunque, c'è una telefonata, Gianni da Treviso. Prego Gianni, a condizione che sia molto rapido, sia gentile. Va benissimo. Buongiorno a tutti. Sì. Io mi chiamo Gianni. Mi dica Gianni, qual è il punto, la prego. Il punto è che io sono agli arresti domiciliari da 6 mesi, ho una condanna in 6 mesi. Tra 10 giorni io ho finito la mia pena. Sì. Circa 2 mesi fa ho trovato un lavoro con contratto dove mi assumevano per un anno. Sì. Io ho fatto questa richiesta al Tribunale di Venezia e il Tribunale di Venezia me l'ha negata perché avevo evaso gli arresti domiciliari nel 97. Ho capito. Io a questo punto mi sono rassegnato e aspetto di finire e mi auguro di trovare lavoro quando ho finito, e se no. È chiaro Gianni, Ionta, in un caso del genere che si fa? In questo caso io non è che possa dire che cosa è successo. No, per capirci, visto che è qui, certo che non entriamo nel merito, non lo sappiamo. Comunque la responsabilità di questa situazione certamente non è dell'amministrazione penitenziaria. No, lo so bene, ma visto che non c'è il giudice competente qui a cui chiederlo, approfitto per capire. È una valutazione discrezionale che il giudice ha fatto, il giudice di sorveglianza. Io non so entrare ovviamente nel merito della questione. Diciamo che la vicenda si fa naturalmente più complessa dal caso singolo al caso più generale. Allora, avevamo parlato di cassa delle ammende. Questo è un vecchio istituto giuridico, quella della cassa delle ammende. Naturalmente è la cassa dei fondi che derivano dalle ammende pagate ai condannati. Allora, il fondo è arrivato negli anni a 150 milioni di euro. Dovrebbero servire questi soldi per legge per finanziare iniziative a sostegno economico dei condannati e delle famiglie per i programmi relativi, no? Fin qui ci siamo. Che è successo? Che intanto per il piano carceri, e forse ho una grafica anche per il piano carceri, vediamo il piano carceri, certo, il piano carceri del ministro Alfano è 675 milioni di investimento, 18 nuovi istituti carcerari, 47 padiglioni aggiuntivi, 21.749 nuovi posti e 2.000 assunzioni di agenti di polizia penitenziaria. E questo è un aspetto che però è un aspetto che dovrebbe andare almeno insieme a quel discorso del domiciliare di cui parlavamo prima, insieme, non voglio dire forse al posto di, ma si potrebbe discutere, ma certamente almeno insieme. E invece, come sentite, quell'aspetto è in ritardo, l'altro aspetto. Credo che sia in ritardo anche questo aspetto qui del piano Alfano, perché cosa ha fatto il ministro Alfano? Ha preso, ha stornato da questi 150 milioni di euro un'enormità di questi fondi per il piano carceri. Pensate che ne sono rimasti per il reinserimento solo 17 milioni, 150 meno 17, grana grossa, questi 133 milioni sono andati al piano carceri, va bene? Questo non so se sia corretto oppure no. Io vi do dei dati. Allora, dopo questi 17 milioni, di questi 17 la metà, cioè 8 milioni e mezzo, li usa direttamente il Ministero, l'altra metà è andata tutta a due progetti, tutti e due siciliani, il che in sé non vorrebbe dire, perché siciliani, magari la Sicilia culla e umanità, lo sappiamo culturalmente, ci siamo incontrati con gli arabi lì, magari ci rincontreremo lì, valla a sapere. Il problema è un altro, è che sono andati a due soli progetti e si tratta di cifre in proporzione a quello che avete sentito. Non regolatevi sui soldi delle carceri, quanto costano le carceri, o sui 150 milioni cifra globale della cassa delle ammende, no. Parliamo dei soldi che servono giorno per giorno agli istituti carcerari e ai detenuti. Bene, allora, 4.850.000 euro sono andati all'Agenzia Nazionale di Reinserimento e Lavoro, l'ANREL, che è costituita
principalmente da vari soggetti, principalmente dalla Fondazione Monsignor Di Vincenzo di Enna e dal Movimento di Rinnovamento nello Spirito Santo, che si rinnova questo Spirito Santo essenzialmente nell'isola siciliana, a quanto pare. A questo punto cosa avreste fatto? Non avreste mandato uno come Adorno Corradini a sentire Gaspare Sturzo, nipote dello Sturzo famoso dell'ANREL, e a sentire Patrizio Connella dell'Associazione Antigone? Non so se l'avreste fatto, io l'ho fatto. È successa una cosa anomala, nel senso che quasi 5 milioni di euro, cioè nel nostro mondo è una quantità di soldi mai vista tutta insieme per chi si occupa di queste cose, ma veramente mai vista tutta insieme, sono stati affidati per la costituzione di una agenzia che è stata, il cui acronimo è ANREL, che in realtà tiene insieme una serie di organizzazioni. L'organizzazione leader di questo progetto è un movimento ecclesiale, il Movimento per il Rinnovamento dello Spirito. Intanto, diciamo, il finanziamento riguarda 3 anni e non è stato ancora erogato. Si tratta di un cofinanziamento perché ciò che noi italiani chiamiamo il terzo settore mette altrettanto. Da circa un anno e mezzo ANREL funziona sui fondi e con l'impegno di questi soggetti. Non appena sarà erogato il contributo, verranno assunti 60 o 70 detenuti che faranno parte della struttura della banca dati e quindi dell'anagrafe lavorativa. Verranno trattate 5.000 posizioni, mentre sono 1.800 le posizioni che contiamo nei 3 anni di valorizzare ai fini del lavoro. Bisognerà capire, perché diciamo su questo vorremmo capirlo, però pare che servono per la organizzazione logistica, per la struttura, per far nascere questa agenzia. In realtà con 4 milioni 800 mila euro noi potremmo dare una occasione annuale di lavoro a circa 500 persone. Allora, giro di opinione su questo, che naturalmente conclude quello che abbiamo trattato stamattina, sia pure velocemente, spero in modo utile. Favero, che ne pensa? E le ripeto, molto telegraficamente. Sì, guardi, io ne penso, cioè, no, faccio un esempio, io ho chiesto a queste persone, siccome sono mesi che dovrebbe funzionare questa cosa, nel Veneto, dovrebbe esserci un'agenzia nel Veneto, di gente che non è mai entrata nelle carceri del Veneto. Ho chiesto, guardate, c'è un sacco di gente che ha bisogno di lavoro, sì. Ci potete dare delle indicazioni? Beh, non mi hanno ancora risposto, questo insomma... Sempre le poste. Ecco, voglio dare soltanto questo come un flash, aspetto una risposta. Grazie Favero. Bernardini? Su questo io ho presentato una delle 679 interrogazioni parlamentari che non hanno ancora ricevuto risposta, così come non ho ancora ricevuto risposta, e ci tengo a dirlo perché adesso c'è presente il dottor Ionta, c'è un obbligo dell'amministrazione pubblica che è quello di mettere sui siti internet i nomi e i cognomi dei collaboratori di progetti che vengono assunti per un determinato obiettivo. Sì. Ora, per il piano carceri, io chiedo al dottor Ionta come mai questi nomi e questi cognomi non ci sono. Perché la trasparenza è tutto. Veniamo dallo scandalo delle carceri d'oro. Bene. Perché non li mette Ionta online? Mi risponde. Come dice la legge? Mi risponde. Allora, velocemente. Le ho detto prima che i suoi dati non corrispondono. Perché Cassamende non fa soltanto il trattamento per i detenuti, ma per una legge dell'anno scorso collabora anche finanziariamente al piano di ristrutturazione penitenziaria. Vabbè, questa è la prima parte. È la prima parte. Vabbè. Poi sono 100 e non 133 i milioni che io ho fatto spostare da Cassamente al piano carcere. Adesso veniamo a quel nocciolo del reinserimento. I due progetti di cui si parla sono uno molto importante perché serve a far uscire dall'ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto 56 internati che non trovavano collocazione all'esterno perché, pur non essendo più pericolosi, permanevano nell'ospedale psichiatrico, e Cassamende ha finanziato un progetto molto importante per renderli autonomi e far uscire queste 56 persone da Barcellona Pozzo di Gotto. Il secondo progetto di cui si parla è un progetto molto impegnativo, ma che non riguarda
soltanto una regione, riguarda alcune regioni italiane. È un progetto molto impegnativo per il quale peraltro che non giorno sono è stati... oggi? Io... oggi è il 7 di febbraio. Benissimo, io prima della fine della trasmissione, cioè diciamo in aprile o in maggio, un lunedì vi richiamo qui per vedere ben a che volentieri. Punto, che cosa hanno fatto di questo progetto, così vediamo. Ben volentieri. Allora, per i caschetti, no, per i caschetti, scusate, per chi sta a casa anche senza casco, www.il2000.com per chi ci scrive, è un sito importante sul lavoro in carcere, e www.radiocarcere.com che dà informazioni pubblicando le lettere dei detenuti. Io ringrazio tutti i miei ospiti e vado dall'ospite misterioso. Hanno indovinato chi era?